Sei commentatore, sei contento? Contentissimo. Grazie. Vogliamo fare così? Dai. Felice Bulfer, 96 anni di Teglio, uno degli ultimi reduci valtellinesi della campagna di Russia, insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di commendatore, un riconoscimento dal grande valore umano e istituzionale per un alpino del battaglione Tirano che conserva nella sua memoria le barbarie del conflitto bellico, la perdita di tanti amici con lui partiti per il fronte. A consegnargli il diploma nella sua casa di Sommasassa il prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalia, alla presenza della moglie Lina, delle figlie Teresina e Candida, del presidente del gruppo Alpini di Teglio Renato Travaini e della moglie Odilla. Il 26 gennaio abbiamo avuto una grande battaglia. Io ho trovato la porta della casa aperta, sono entrato, ho messo la schiena al muro e mi sono tirato addosso la porta per coprirmi. E dopo la tenevo con un dito solo, perché tenendo la mano me la vedono, mi sparano. Sono andato fuori dopo che, quando hanno cessato il fuoco, tutto pieno di morti. Quanto è importante che i giovani ricordino la guerra affinché non accada mai più? Ricordate ragazzi che la guerra è brutta e bisogna cercare di mantenere la pace. Cosa ti senti di dire al Presidente della Repubblica che ti ha conferito questa onorificenza di commendatore? Posso ringraziarlo molto dell'onore che mi ha dato. La prima considerazione è che abbiamo un grande reduce, un grande uomo che deve essere ricordato per il sacrificio, perché ci ha donato la libertà. La seconda considerazione è la sensibilità del nostro Presidente della Repubblica, che ha dimostrato con saggezza, perché l'onorificenza è meritata e quindi andrebbe poi ringraziato. È rimasto l'unico di tutti i nostri veci, come noi li chiamiamo, che mi vedo ancora lucido, che racconta le sue storie purtroppo non positive, nel senso di quello che ha passato o non, e per noi è la nostra bandiera. Felice ha 96 anni, è ancora un alpino attivo nel gruppo. Ma lui adesso non manca mai a Sant'Antonio, perché lui è il suo mondo degli alpini.